poi c'hanno una domanda, me la fanno soprattutto negli aeroporti, non sono mai riuscito a capirla. Non ti ha dato mai qualcuno che non conosce qualcosa? Ma io neanche la gente che conosco benissimo non mi hanno mai dato nulla. Sono qua soltanto in Italia per sognare e cercare la mia fortuna. Sognare perché purtroppo da noi era vietato. Beh, come qua è vietato fumare. Invece da noi puoi fumare quello che vuoi. E per quello noi in Marocco non abbiamo la bomba atomica. Perché da noi basta che si fa un grande cannone e ce lo spariamo con un missile. E funziona! Com'è andata questa serata? Abbastanza bene. Dica di più. Abbastanza bene, cioè nel senso che mi hanno fatto ridere, mi hanno divertito. Non in modo, però... Bene. Quel riso che fa riflettere. È la Lega che mi fa ridere, i lombardi generalmente, più che i marocchini. I marocchini, vabbè, ma la Lega mi fa ridere, mi diverte. Ho sognato Calderoni. Calderoni sul gommone in mezzo al mare, che stava cercando di sbarcarsi clandestinamente in Marocco. L'ho sognato fermo lì, mezzo al deserto, fermo al semaforo col suo secchio, ma non a lavare i vetri alla mia macchina, ma a lavare la faccia al mio cammello, che bellissimo. Non c'era miglior modo per festeggiare il tuo compleanno, Franco? Alla faccia della Lega. Alla faccia della Lega, sì, ci vuole questo. Alla faccia proprio. Grazie comunque. Grazie di che? Sta coincidenza. Ma no, niente è lasciato al caso alla casa di Giuffà. Sì, spesso no, non si lascia niente al caso, è vero. Sei in viaggio, la spia dell'olio è accesa da 4 ore e ti si brucia il motore. In Germania, coglione, potevi portarla dal meccanico. In Italia è sfiga. La tua squadra del cuore per 17 anni non ha vinto lo scudetto. In Germania ridateci subito i soldi dell'abbonamento. In Italia è sfiga. La tua squadra del cuore per 17 anni non ha vinto niente. Beh, sfiga. Però nella sfiga hai avuto culo. Pensa arrivare in finale di Champions League, vincere 3-0 e poi... Abbiamo bevuto un Marsala che viene fatto con uve grillo, inzolia e catarratto, con l'aggiunta della mistella che è un misto di mosto e alcol per elevare il grado alcolico e portarlo intorno ai 18 gradi. È un vino tipico siciliano, è uno dei più antichi perché l'hanno scoperto, diciamo, gli inglesi facendolo viaggiare addizionato con l'alcol proprio per mantenerlo più lungo nel tempo e durante i viaggi in nave, e hanno scoperto che somigliava molto al porto e agli sherry, i vini che loro amavano, e quindi l'hanno rivalutato e fatto conoscere un po' in tutto il mondo. E poi c'è stata la famiglia Florio, che è stata una delle più grandi famiglie siciliane, che si è occupata della produzione del Marsala. È un vino che ben si sposa con i formaggi mediamente stagionati, quindi piacentino è un abbinamento abbastanza riuscito con questo Marsala. Lui viene proprio dalla Cina e lui si chiama Wang Tong Chin Ping Kun Lin Tin Ping Lin Quan Chi Pu Ti. Insomma, per gli amici, Wang Tonio! Buonasera, permesso di soggiorno. E da quando essere in Italia che sentirmi sempre tutti i santi giorni le stesse domande: ma tu dove sei nato? Ma tu perché sei in Italia? Ma tu capire l'italiano? Ma sono 30 anni che sono in Italia! Ma giù da bambù! Ma non ce la faccio più! Ma per strada c'è ancora la gente che mi tratta come un cinese. E guarda il cinese su, guarda il cinese giù. Ma guarda qua, ma scommetto tutte le mie risaie che non c'è neanche un ennese a pagarlo. Guarda, guarda, guarda che faccio da campese qua, me! Ma poi io all'età, pensate, di 5 anni volevo venire già in Italia. Ma mio padre era già contrario.
mi prese da parte e mi guardò nelle mandorle e mi disse: no, Antonino, non partire per l'Italia. Pensa, ho appena vinto l'appalto per le pulizie della grande muraglia cinese. Non sei contento? E metti la cera e togli la cera e metti la cera e togli la cera. E no, è così. Sono partito per l'Italia, subito il giorno dopo. Con una classica mossa di karate gli ho risposto: chi è? Ma devo dire che noi argentini siamo particolari, ma anche voi italiani avete le vostre cose particolari. Per esempio, voi avete la 4x4. Voi risparmiate con il 3x2 e poi buttate via i soldi nella 4x4. Da noi la 4x4 serve per andare da Cordova in Patagonia, 5.000 km tra fiumi, deserti, montagne. Voi la 4x4 lo usate per andare dalla piazza al bar della piazza. Il leghista l'ha un po' presa di mira, ma simpaticamente, ci siamo fatti quattro risate. Non è colpa nostra se sono padani loro, insomma. Del resto, ormai facciamo i conti con questo tipo di situazione, e tra il serio e lo scherzo, insomma, alla fine si possono affrontare delle buone serate, delle belle serate come queste. Grazie. Ho detto, dovete farle in orari normali, hai capito o no? Vabbè, ma la lettera quella la mandiamo, sta scritta in italiano. È arrivata una lettera l'altro giorno che dice: la signoria vostra è invitata alla riunione di condominio che si terrà nel mese del dragone. Lei che è comunista. Ma mi è un po' spiadito. Senta, quando cazzo è il mese del dragone? Non può telefonare in Cina, lei che ha delle conoscenze, che ne so io. No, ma il mese del... io non ce la faccio più, non ce la faccio più. Sono andato dal mio vicino di casa, ho suonato il mio vicino di casa, Lu Chang, e gli ho detto: Chang, quando cacchio è il mese del dragone? A tale tranquillo, qual è posizione di loto? Tu dovrei allargare chakra. Qua si batte la fiacca? Allora, qui padani non battono la fiaca. Già questo qua col pullover rosso è comunista, guardalo qua. Cannon, guarda, c'ha la macchina anche straniera. Bisogna comprare delle macchine, attrezzature italiane. Bisogna fare come dice il ministro Zaia, che ha fatto anche il panino padano, italiano. Questo qui è comunista. Amico del sindaco. Senta, signor Padano. Dica, signorina, rossa anche di capo. Sì, è un complotto. Venga qui, signora. Giubbotto rosso, non ce la faccio più, è un codi comunisti, è un codi comunisti, mi dica. Allora, questa storia del volo alle 7.40. Sì, allora, qui a Enna siete staccano visti meglio dei padani, che uno fa lo spettacolo alle 10 la sera. Se avete bisogno di un biglietto, telefonate al comune di Enna. Vi troveranno un volo verso le 6:30-7 del mattino, così che voi possiate arrivare freschi sul palco e dare il massimo. Però siccome sono comunisti, anche se fate uno spettacolo di merda, va bene uguale, insomma. I want a little sugar in my bowl. I want a little sweetness down in my soul. I could stand some loving, oh so bad. I feel so funny, I feel so sad. I want a little steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I need some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. Thank you.
up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I want some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar. Thank you.